Buongiorno, in questa lezione metteremo in evidenza le diverse caratteristiche delle emozioni e parleremo della loro insorgenza e vedremo come queste fanno proprio parte dello sviluppo evolutivo dell'individuo e come abbiamo detto nella lezione dedicata alle teorie sulle emozioni, questo appunto è il frutto proprio dell'evoluzione dell'umanità, così come nelle altre, diciamo, razze viventi, gli altri animali, insomma, anche per loro c'è stata un'evoluzione dovuta all'adattamento all'ambiente. Bene, allora, la comparsa e lo sviluppo delle emozioni appunto è stato oggetto di uno studio molto importante di questa canadese, Catherine Bridge, e questo è, diciamo, il primo studio significativo che è stato fatto a proposito delle emozioni, che potremmo definire comunque quasi contemporanea, quantomeno insomma della seconda metà, i suoi studi della seconda metà del Novecento. Nel suo lavoro che cosa si ipotizza? Beh, si ipotizza innanzitutto che i bambini alla nascita presentino esclusivamente un'eccitazione diffusa, quindi alla nascita un bambino ha ancora, diremmo noi, una forma indiscriminata di emotività, che si manifesta attraverso appunto questa eccitazione diffusa, caratterizzata con movimenti disordinati delle braccia, delle gambe e ovviamente con il pianto. Poco prima dei 3 mesi questa eccitazione diffusa inizia a, oggi diremmo specializzarsi, ma insomma a differenziarsi. Si ha quindi la sofferenza per la fame, per esempio il dolore. Subito dopo viene distinto il piacere, reso evidente dal sorriso e del rilassamento dei muscoli. Le risposte emotive invece vere e proprie, come per esempio la paura o la collera, ecco che compaiono nei mesi successivi, quindi qui si vede proprio l'acquisizione progressiva delle emozioni. Emozioni come la gelosia, la gioia, a queste si manifestano piuttosto tardi rispetto alle altre, addirittura poco prima di 1 anno e mezzo abbiamo la gelosia e verso i 2 anni la gioia. E qui abbiamo messo questo schemettino che ci mostra effettivamente come ci sia alla nascita esclusivamente questo eccitamento diffuso. Poco prima dei 3 mesi appunto c'è il sorgere del piacere e della sofferenza, poi a cavallo dei 6 mesi la collera, il disgusto, la paura e abbiamo visto appunto soltanto intorno ai 18-24 mesi il sorgere della gioia, cioè prima della gelosia e poi della gioia. Negli anni 70 un altro studioso ha portato ulteriori contributi allo sviluppo della teoria delle emozioni, ed è stato appunto Paul Ekman, attraverso un'attenta osservazione. Che cosa notò? Intanto ha notato un aspetto molto importante delle emozioni che noi in un certo senso abbiamo già detto, ne abbiamo già parlato nella lezione precedente, ma qui lo confermiamo e lo rimarchiamo ulteriormente, ovvero che per quanto riguarda almeno le emozioni primarie, le espressioni facciali delle emozioni primarie, beh, queste sono effettivamente uguali in tutte le popolazioni del mondo. Sono uguali in tutte le popolazioni del mondo, queste espressioni facciali, quindi sono patrimonio comune dell'umanità e sono rese possibili da ben 43 muscoli presenti all'interno del nostro viso, quindi, che come sapete è una struttura muscolare estremamente articolata e complessa. Bene, questi 43 muscoli danno vita a microespressioni che risultano quindi innate e universali in tutta la razza umana. Bene, contestualmente a questi studi, Carlo Izzard ha individuato 8 emozioni primarie ben distinte nelle espressioni facciali dei bambini. Quindi questi studi sono molto importanti perché sono, hanno individuato queste 8 emozioni primarie. Avevamo detto nelle lezioni precedenti che avremmo mostrato alcune caratteristiche tipiche delle emozioni nella mimica facciale. Quindi questi studi sulla mimica facciale che ci accomuna
per quanto riguarda almeno le emozioni base in tutto il mondo, ci sono delle caratteristiche che possono essere individuate e sono state ovviamente individuate nei bambini, perché chiaramente il bambino è meno influenzato da, diremmo noi, dalle condizioni ambientali, e quindi è più spontaneo e più facile rinvenire le caratteristiche comuni all'interno di questa fascia d'età. Allora, innanzitutto vediamo l'interesse, una delle prime appunto emozioni che qui prendiamo in considerazione, anche se abbiamo visto l'insorgenza, ora segue un'altra scansione. L'interesse si manifesta attraverso le sopracciglia sollevate e unite, bocca leggermente arrotondata e labbra sporgenti. Qui abbiamo messo questo viso che rappresenta proprio l'interesse. Siamo andati a cercare immagini da siti di psicologia, di comunicazione, che mostrano proprio queste caratteristiche che qui abbiamo elencato. Il dolore, occhi strizzati, bocca spalancata. Questa è un'espressione a cui tutti noi ovviamente siamo abituati, perché una piccola martellata su un dito ce la siamo tirata tutti, una piccola ginocchiata in terra l'abbiamo battuta tutti. Ok? Allora, il disgusto. Disgusto, naso arricciato, labbro superiore sollevato, lingua spinta in fuori. Ecco qui, tipica espressione di disgusto, naso arricciato, appunto, lingua in fuori. Poi, ancora, tristezza, angoli interni delle sopracciglia sollevati, angoli della bocca stirati e abbassati. Ecco qui, tipica, stirati e abbassati in giù, tipica faccina che si vede anche nell'emoticon, che appunto dà l'idea della tristezza. Collera, sopracciglia ravvicinate e abbassate, occhi fissi, bocca squadrata. Ecco qua, qui ora vabbè, abbiamo scherzosamente preso questa immagine, c'è anche i fumi che escono dalle orecchie, questo ovviamente invece non accade, va bene, è semplicemente qualcosa di analogico, va bene. Allora, la sorpresa, sopracciglia sollevate, occhi spalancati, bocca arrotondata in un ovale. Ecco qua la sorpresa, sopracciglia alzate, vedete, curvate verso l'alto, occhi spalancati, bocca aperta, leggermente ovale, va bene. Segue la paura, sopracciglia orizzontali sollevate e ravvicinate, palpebre sollevate, bocca ritratta. Ecco qua, anche qui mettiamo in evidenza, abbiamo trovato questa immagine molto esplicativa, sopracciglia alzate che tendono a unirsi, palpebra superiore alzata, palpebra inferiore tesa, bocca aperta e labbra tese verso l'esterno. Ed infine gioia, felicità, bocca sorridente, guance sollevate, occhi ammiccanti. Abbiamo messo questa giovane donna, appunto, beh, chiaramente bella, felice e sorridente in tutti, a tutti gli effetti, che beh, rappresenta questa emozione. Bene, qui abbiamo messo una classificazione ulteriore delle emozioni e con la approssimativa età di comparsa, approssimativa perché ovviamente poi ci sono delle caratteristiche peculiari che non è facile diciamo discriminare in modo netto, chiaramente, quindi ci sono ovviamente dei range, il sorriso sociale 4-6 mesi, collera, sorpresa, tristezza 3-4 mesi, paura 5-7 mesi, vergogna, timidezza, imbarazzo 6-8 mesi e così via. Invece interesse, reazioni, malessere, disgusto, questi diciamo presenti fino dalla nascita. Grazie a questi studi possiamo anche fare una importante classificazione riguarda le emozioni che riguarda anche le diversità, per esempio, tra i diversi popoli, ovvero le emozioni primarie, che sono, abbiamo detto, innate, universali, queste sì, presenti in tutte le culture, quei famosi 40 e rotti muscoli che fanno sì che abbiamo delle mimiche facciali universali che ci permettono di riconoscere, abbiamo detto, il sorriso, cioè comune addirittura anche agli animali, oltre che a noi esseri umani, abbiamo detto anche agli scimpanzé, e poi invece le emozioni secondarie o complesse.
Beh, queste hanno delle sfumature diverse a seconda delle culture e derivano dalle combinazioni di una o più emozioni primarie. Quindi, qui abbiamo messo questa immagine che ci dà un po' il riassunto di come le emozioni secondarie si possono combinare: la tristezza, gioia, malinconia, disgusto, gioia, intrigo, paura, gioia, sorpresa, così via. Ancora andiamo a prendere rabbia, disgusto fa il disprezzo, paura, paura fa il terrore, il disgusto e la rabbia danno ancora il disprezzo, e così via. Quindi questo intreccio di emozioni primarie che dà origine alle secondarie. Secondarie che, abbiamo detto, a differenza delle primarie, non sono così definite universali, ma risentono evidentemente di elementi culturali e quindi, per così dire, hanno sfumature diverse da cultura a cultura, e questo rende chiaramente particolarmente ricco il mondo delle emozioni secondarie o complesse. Da che cosa sono rese possibili le emozioni secondarie? Le primarie, abbiamo detto, sono una forma immediata di adattamento agli stimoli ambientali. Beh, le emozioni secondarie sono rese possibili in modo particolare dalla comparsa del pensiero rappresentativo. Pensiero rappresentativo che inizia a emergere a partire dal secondo anno di vita. Ora, per quanto riguarda il pensiero rappresentativo, ovviamente nello specifico si rimanda alle lezioni, per esempio, che riguardano Piaget e non solo, però possiamo qui definire il pensiero rappresentativo come la capacità del soggetto di rappresentarsi le azioni prima di compierle. Per esempio, qui abbiamo messo un'immagine così, tanto per questo personaggio, questo signore, che si immagina, per esempio, di andare a fare una bella gita con la macchina fuori porta con la famiglia. E questo, diciamo, vabbè, che è una cosa abbastanza scontata per un adulto, immaginarsi un'azione che si farà, per un bambino diventa possibile a partire appunto dal secondo anno di vita all'incirca. Ovviamente poi caratteristiche peculiari di ogni singolo soggetto. E qui vediamo appunto degli esempi di emozioni secondarie. Per esempio, la delusione deriva dalla sorpresa e dalla tristezza. Ancora, l'aggressività dalla collera e l'aspettativa, lo spavento dalla paura e la sorpresa. In particolare, poi a un anno e mezzo insorge la vergogna, cioè il bambino si accorge di aver compiuto un errore, da cui segue un'altra emozione secondaria importante, l'imbarazzo. Il bambino percepisce, per esempio, il suo comportamento come non adeguato. Prima non ce l'ha questo imbarazzo, poi subentra, appunto, dopo la vergogna subentra anche questa forma particolare di emozione che è l'imbarazzo. Verso i 3 anni poi insorgono l'orgoglio, cioè il bambino è fiero, per esempio, delle sue qualità, è contento di quello che sa fare, e il senso di colpa, cioè il bambino inizia a percepire il fatto di aver fatto qualcosa che non doveva fare, che avrebbe potuto agire diversamente. Prima di questa età è difficile parlare appunto di senso di colpa, cioè di consapevolezza vera e propria della violazione di una norma. Seguono qui altre particolari emozioni, e qui ci siamo aiutati, e ovviamente tranquillità, non c'è problemi per spiegare queste cose. Sicuramente il film Inside Out è un film molto semplice, però carino, e ci può in modo scherzoso aiutare nella spiegazione di queste cose, nel caso dobbiamo spiegarle soprattutto a fanciulli, a persone giovani e così via. Felicità, gioia, vediamo queste caratteristiche, aiuta a instaurare relazioni sociali, comunicando apertura e ovviamente invitando alla vicinanza sia fisica che psicologica, come prerequisito appunto per la cura e la collaborazione reciproca. E qui abbiamo appunto messo l'immagine della gioia di Inside Out. Ovviamente appunto qui il film diventa un consiglio abbastanza scontato per onore del vero per parlare di queste cose. La tristezza segnala la richiesta di vicinanza degli altri, il bisogno di essere accuditi, e da qui anche la possibilità di soffermarsi e di riflettere. E qui l'immagine, ancora una volta, del film, la tristezza. Segue la rabbia, predisposizione all'azione, è funzionale assumere un approccio autodifensivo di fronte a stimoli che minacciano l'integrità del sé. Per esempio, io ho rabbia di fronte, per esempio, alle ingiustizie, e quindi la rabbia come canale anche per ottenere dei diritti.
elemento. La rabbia fa parte di noi. Controllare la rabbia, ma non avere rabbia. La rabbia è qualcosa che fa parte di noi. L'importante appunto è controllarla, canalizzarla, per esempio appunto per ottenere dei diritti di fronte a delle ingiustizie. La paura, predisposizione a un ritiro funzionale ad affrontare lo stimolo avverso, e indica appunto con specifici che nell'ambiente vi è un pericolo. Quindi quando io ho paura, e abbiamo visto come nel caso quando abbiamo parlato dei segnali automatici che noi mandiamo, per esempio lo fanno gli animali, lo facciamo anche noi, gridare di paura lo facciamo proprio automaticamente per avvertire le persone come noi di fuggire davanti a un pericolo. È fondamentale per la conservazione della specie. La sorpresa organizza l'organismo nei confronti dell'esplorazione di uno stimolo nuovo e inatteso, di cui appunto talvolta non si conosce subito la pericolosità o il vantaggio. Quindi qui si attivano un po' tutti i sensi, la sorpresa, ancora non sappiamo se ciò che si aspetta sarà positivo o negativo, siamo prevalentemente in una condizione di iperattivazione di tutti i sensi, proprio per rendersi conto quale deve essere la successiva risposta all'ambiente. E infine appunto il disgusto, cioè predispone al rifiuto, all'allontanamento di uno stimolo che potrebbe essere potenzialmente dannoso, comunque che non genera piacere ma dispiacere. Disgusto nelle situazioni sociali, per esempio, esprime la contrarietà. Io prendo le distanze da qualcosa, e anche in questo caso ci siamo aiutati con questa immagine del film dell'animazione di Inside Out. Bene, dopo aver visto queste caratteristiche evolutive delle emozioni, queste caratteristiche specifiche, nella prossima lezione parleremo di un aspetto molto importante che riguarda la comprensione da parte gli uni gli altri delle emozioni, che è appunto l'empatia, un elemento fondamentale per la nostra vita sociale, di relazione, in qualsiasi contesto.